Buongiorno, oggi andremo a fare un menù proprio adatto per i compleanni, sia per grandi che per piccoli, che poi sarà una serie di altri menù anche per cose più importanti. Questo è il primo e diciamo che, cioè, per rendere più semplice il tutto, io su ogni portata che dirò ci sarà la foto e sopra c'è il link. Che voi cliccando sul link entrerete direttamente nel video per vedere come si fa. Esempio, dirò rustici di pasta sfoglia. Ci sarà il link sopra di rustici. Voi cliccate là e vedrete proprio come si fanno i rustici. Questo è un esempio. Ok, allora andiamo a fare questo menù per compleanni. Allora, come aperitivo, oltre le bevande, che poi voi farete a vostro gusto, bevande, succhi per bambini, aranciate, Coca-Cola, patatine, insomma queste cosette qui. Allora, io direi da mettere delle pizzette sfoglia che piacciono a tutti, sia grandi che piccoli, di mettere dei rustici di pasta sfoglia, però si fanno più pizzette che rustici. Per esempio sono 20 persone. È meglio fare 2 kg, 2,5 kg di pizzette e 1 kg di rustici. I rustici vanno sempre un po' di meno, cioè le pizzette. Poi, come tocco di eleganza, io metterei i bicchierini salati, quelli che ho fatto vedere nel video, che sono sia belli che molto buoni. Con la forchettina a fianco farete un'ottima figura. Poi, proprio per iniziare a mangiare, farei dei tramezzini Minion, quelli sempre che faccio vedere nel video, che quelli là si calcolano 2 a testa. Ipotesi sono 20 persone, si faranno 40 tramezzini. E poi dei panini sempre Minion, chiamati bottoncini, anche quelli vanno 2 a testa. Quindi sempre per 20 persone si faranno 40 tramezzini e 40 bottoncini. Poi farei una bella insalata di riso, come quella che ho fatto vedere nel video, anche perché con l'insalata di riso non si sbaglia mai, piace a tutti. Poi è un piatto fresco, specialmente adesso che è estate, è proprio l'ideale, ma anche quando è inverno va bene, però d'estate è ancora meglio. Quindi una bella insalata di riso decorata carina e dentro una pirofila. Calcolate sempre per 20 persone, cuocerete 1 kg di riso, perché poi con tutto il condimento insomma sale come peso. E per finire una bella torta. La torta andrà a vostro gusto, tanto ne ho fatte vedere diverse nei video. Io adesso metterò una torta mimosa. Voi potrete mettere una torta di frutta, un millefogli, un profiterol, quello che a voi piace di più. Ecco, io penso che questo qua è un menù molto semplice e molto bello e funzionale e sicuramente farete un'ottima figura. Io spero che questa novità di spiegare i menù con sopra i link vi sia piaciuta e vi troverete bene. Fatemi sapere e arrivederci al prossimo video.